probabilmente per parlare di solitudine in Inghilterra basterebbe fare 10 minuti di questa ripresa, no? Di mattina, nessuno, niente sole, freddo e pioggia. Ma vabbè, parliamone. Ciao a tutti, ben trovati nel canale Ivi Lascia Vivere, nella playlist Vivere UK. Allora, uno dei problemi che potete avere vivendo in UK è la solitudine, ok? La solitudine che però per me esiste ovunque voi siate, perché è un problema più che altro creato dalla società in cui viviamo, no? I videogame tengono i giovani occupati, attaccati alle console, al computer, non escono più con i loro amici fuori al parco, le persone in età da lavoro si ritrovano a lavorare sempre di più, pagate sempre meno, con il lavoro che invade anche giorni che una volta erano considerati sacrosanti, no, di riposo, domeniche, festivi, Natale, eccetera, e quindi non avendo più la possibilità di programmare niente perché lavori continuamente sempre, eccetera, eccetera, col benestare degli altri che ti dicono se hai bisogno di lavorare, lavori anche quei giorni lì, perché sembra che il lavoro è l'unica cosa importante nella vita, è ovvio che non hai più occasione di creare eventi sociali, una scena, diventa difficile qualunque cosa, ok? E quindi anche una certa pigrizia data dalla fatica, no? E proprio perché le famiglie lavorano anche tantissimo, che non hanno tempo per le persone anziane, che lamentano solitudine perché quelli non hanno tempo di fargli una telefonata. Ok? Tante cose. In Inghilterra tutto ciò è amplificato perché voi non siete più nel vostro ambiente e piove, non si trovano le gocciole pavesi e tantissime altre cose. Gli inglesi sono falsi e sono falsi perché hanno bisogno di esserlo, perché se volete ne possiamo parlare per via di un discorso di referenze, le famose referenze, che non è considerato come da noi in Italia, referenze sul lavoro, nel senso sei abile a fare questo lavoro o no, no, viene a sapere anche se sei in pianta grane fondamentalmente, e quindi sei costretto a fare buon viso a cattivo gioco sempre e a nascondere sentimenti negativi nei confronti degli altri perché di fatto non li puoi esprimere. Cioè, una repressione sentimentale. Ovviamente questo crea frustrazione negli inglesi che poi arrivano, no, al venerdì per bere finalmente, mettere via tutte le inibizioni, bere e poi dopo strillare, magari litigare con tutti. Però a parte questo ci sono appunto queste cose qua che vi possono far sentire solo in Inghilterra, che dovete mettere in conto. La società, come pensate ora, vi fa sentire soli già a casa, figuriamoci in un altro paese. Come affrontare la solitudine in Inghilterra, ok? Fondamentalmente, se siete venuti in Inghilterra avevate un obiettivo. Se l'obiettivo era imparare l'inglese, rimanete concentrati su quello. Se l'obiettivo era trovarsi un lavoro migliore, rimanete concentrati su quello. E cercate voi per primi di essere disponibili e aperti con gli altri. Io vi dico la verità, io non ho trovato tutte queste persone italiane, no, disponibili. Cioè la comunità degli italiani all'estero non supporta e non sopporta gli altri italiani all'estero. Ecco, questa è una cosa bruttissima. Io di italiani, io ho conosciuto qualche persona carina con cui prendere un caffè, poi non abbiamo approfondito un'amicizia, ok? Voi che poi non è neanche facile che scatti, no? Particolare feeling con la gente in generale, eccetera. Niente ragazzi, se venite in Inghilterra, sì, la solitudine, non vi fate prendere dalla solitudine, cercate di rimanere concentrati su quello che era il vostro obiettivo quando siete arrivati qui. Questo è il consiglio che mi sento di dare. E quando vi sentite soli, fate qualcosa per prendervi cura di voi stessi, iniziate un hobby che potrebbe rendervi felici e cercate per voi per primi di essere una persona più carina con gli altri, migliore con gli altri, in modo che poi la create anche l'occasione di trovare persone intorno a voi che facciano al caso vostro, che vi arricchiscano la vita e vi rendano più felici. Passare il tempo per non rimanere soli con persone che poi alla fine vi creano solo stress non è la risposta, no, a non sentirsi soli. E inoltre, che ne so, in Inghilterra vi fa del cattivo tempo i colleghi, i coinquilini, e quelli si possono, nel caso di situazioni negative, cambiateli, non ci pensate due volte. Non state in situazioni appunto negative, cercate di trovare
sempre situazioni che vi facciano sentire bene, perché quando vi sentirete bene avrete l'occasione di essere voi per primi con più energie per far sentire bene gli altri. Quindi ragazzi, questo è, io vi saluto e al prossimo video del canale Ivi e Lascia Vivere.